Un'esperienza molto originale quella di Polesine Login, come mai avete organizzato questa iniziativa? Ma è un'esperienza unica perché non ce ne sono altri in Italia. Qual è? È un modello nuovo di comunicare il territorio. Noi partiamo dal presupposto che abbiamo delle peculiarità, delle caratteristiche, abbiamo individuato 5 driver importanti e abbiamo voluto metterli a disposizione, a conoscenza di 28 giornalisti di diverso tipo, di diversa estrazione, di diversa esperienza, affinché traggano delle emozioni e attraverso i loro organi comunicativi tipicamente social e altri organi raccontino quello che percepiscono e le emozioni che traggono, per verificare se quello che percepiamo noi è una realtà diversa, va bene, da quella che percepiscono gli altri, se c'è una differenza fra la realtà e il percepito. Questo è l'obiettivo di oggi. Ecco, quali sono questi 5 drive che presentate? Beh, abbiamo i distretti, ittico della giostra, abbiamo la logistica e le infrastrutture, abbiamo il turismo, abbiamo la cultura, abbiamo il parco tecnologico. Quindi sostanzialmente quelli che sono i punti di forza per quanto riguarda il nostro territorio, su cui noi puntiamo. Ovviamente all'interno di Tristitavi abbiamo il delta, abbiamo tutte le sue peculiarità, quindi raccontiamo il territorio per quello che è, accettando ovviamente anche le critiche, perché le critiche sono degli elementi motori per migliorare e fare, ma vogliamo comunicare in modo diverso. Partner in Polesine Login, Eurogiornalisti. Che giornalisti sono stati chiamati in Polesine per scoprire il Polesine? Allora, innanzitutto sono stati chiamati giornalisti che hanno un'esperienza in vari settori, perché l'aspetto fondamentale quando si vuole ricostruire una informazione corretta e coerente sull'impianto valoriale di un territorio è quella di cercare persone che sappiano narrare le situazioni, le sappiano interpretare e soprattutto che sappiano avere una visione vergine, cioè non condizionata dagli stereotipi che di solito sono quelli che affossano l'informazione di un qualcosa che è cambiato, che cresce, che migliora e che deve diventare un brand proprio sulla base dei principi valoriali che lo sorreggono. Come giornalisti avete visitato il distretto della giostra, cosa ne pensa? Allora, intanto per me è stata una sorpresa, una grandissima sorpresa, perché non sapevo, quindi sono molto sincera, non sapevo assolutamente che questo fosse un polo così importante per questa industria. E ho conosciuto diverse aziende, diverse realtà, gli imprenditori mi hanno lasciata veramente sorpresa per la loro passione, per la loro tradizione e per la voglia che hanno di continuarla, di andare avanti. E, insomma, ho visto sicuramente una realtà che non mi aspettavo e mi ha molto profondamente colpita in senso positivo. Trovo che sia una cosa meravigliosa, da una tradizione così antica, di tramandarla e portarla avanti proprio come in maniera innovativa, in maniera assolutamente come dei fuori classe. Ecco, è stata una splendida... una splendida sorpresa, non me l'aspettavo. Come giornalisti avete visitato il distretto ittico, quindi il Delta del Po, cosa ne pensate? Ma sicuramente è un luogo affascinante, è molto bello dal punto di vista paesaggistico e ci ha sorpreso le sue potenzialità, la coltivazione della cozza, della vongola, nonché anche l'innovativa coltivazione start-up dell'ostrica, dimostra che è un territorio legato alla tradizione ma anche un territorio capace di innovare, un territorio che sicuramente ha molte potenzialità per uno sviluppo turistico ancora più forte, ancora più aperto anche verso i mercati italiani e anche europei, che cercano luoghi incontaminati, cercano luoghi anche dove poter fare un turismo più tranquillo e gustare prodotti di qualità. Il vostro gruppo di giornalisti ha visitato il distretto dell'innovazione, quindi la cittadella dell'innovazione. Cosa ne pensate? Cosa avete visto? Noi siamo rimasti molto colpiti da questa cittadella che non conoscevamo e ci ha colpiti per soprattutto per la passione con la quale tutti gli attori coinvolti nella cittadella stessa portano avanti il loro mestiere, da chi fa il professore, da chi fa il ricercatore, da chi fa l'imprenditore. Quindi la passione potrebbe essere la cifra per identificare questa cittadella che abbiamo scoperto essere veramente all'avanguardia, essere una risorsa per Rovigo, ma essere una risorsa anche per il mondo che a Rovigo guarda con attenzione. Ad esempio, per quanto riguarda il laboratorio Tesi, abbiamo scoperto che
sono diverse le aziende internazionali e anche multinazionali che si appoggiano per ricerche di vario tipo. Come giornalisti avete visitato il distretto logistico di Rovigo, cosa ne pensate? Nel corso della giornata di ieri effettivamente abbiamo visitato il distretto logistico, abbiamo trovato una situazione molto favorevole allo sviluppo delle aziende sul territorio con una serie di elementi che sicuramente possono essere utili per tutti coloro i quali vorrebbero investire qua nel Polesine. Grazie mille. Grazie a voi.